abbiamo deciso di raccontarvi un po' il nostro punto di vista appunto su questo argomento per una serie di motivi, perché occuparci anche dal punto di vista, sfruttando le leve del marketing, il tema dell'ingaggio e della interna, secondo noi è un tema che è giusto ed etico, nel senso che tutte le persone che lavorano in un'organizzazione, piccolo o grande che siano, hanno voglia di dedicare tempo a un progetto, tempo lavorativo a un progetto di cui riescono a sentirsi parte. E il tema della comunicazione interna è sicuramente una delle leve che lavora in questo. È necessario perché riuscire a coinvolgere le persone all'interno dei processi di trasformazione sempre più veloci che abbiamo in tutte le aziende è fondamentale perché possono avvenire solo se noi su questa trasformazione. È strategico perché gli obiettivi sono sempre più sfidanti, i cambiamenti sempre più repentini e quindi riuscire a coinvolgere le persone diventa davvero fondamentale, visto che tutte le aziende, anche parlando su altri tavoli, si confrontano con il tema di come riuscire a gestire l'ingaggio di persone. È una variabile sempre più delicata. Partendo da queste, cominciamo a fare alcune considerazioni di metodo di come approcciare questo tema dell'ingaggiare le persone. Partiamo da un concetto che è il B2B. Anche questo è un concetto nato nel mondo del marketing. Cioè, esiste il B2C, B2B, esiste il B2C, e a un certo punto Brian Cramer comincia a dire esiste H2H, ovvero dobbiamo entrare nell'ottica delle persone, quindi pensare che siamo persone che parlano, sia quando parliamo verso l'esterno dell'azienda, ma tanto più quando parliamo all'interno dell'azienda. Perché riprendiamo questo concetto? Perché molto spesso quando si parla di comunicazioni interne e quant'altro, il tutto viene letto come un'azienda che parla alle persone. Il passaggio che dobbiamo fare, anche alla luce delle cose che si dicevano prima, di rendere il tutto molto più personale, non perché gli argomenti sono esattamente personali, ma perché sono le persone che parlano. Cristina, ragionando un po' su quel processo che vedevamo prima i KPI, diceva a un certo punto, le persone che lavorano in azienda possono essere i principali promotori di nuovi colleghi, perché quello che vivono in azienda lo possono trasmettere. Quindi il tema del rendere la comunicazione qualcosa di personale, quindi fare parlare le persone, ancora più che l'istituzione azienda, è sicuramente una leva. Ragionare in termini di, noi lo chiamiamo di ecosistema di comunicazione, ovvero un qualcosa che riesca a lavorare nel tempo con continuità. Molto spesso all'interno delle aziende vengono fatte delle singole iniziative che però non hanno memoria. Magari sono molto forti in quel momento, però poi non vengono utilizzate come qualcosa che nel tempo riesca a continuare a ricordare, a trasmettere certe informazioni ed elementi alle persone. Ci piace ragionare in termini di ecosistema interno perché dobbiamo lavorare nel tempo e stiamo sempre parlando di processi lunghi, perché il tema dell'ingaggio delle persone non è qualcosa che si risolve a breve, ma è un continuo. Cioè sempre, non è uno sprint, ma è una maratona, sostanzialmente è un modo di lavorare. Stiamo usando tutta una serie di leve. Quali sono queste leve? Sono ispirare, sono informare, orientare, ingaggiare. Dobbiamo fare qualche considerazione su ognuno di questi temi. Quando diciamo ispirare, qua mi aggancio anche a una considerazione che faceva Cristina prima sul tema del corpo, delle aziende, la parolina magica di questi ultimi 2 anni, diciamo, e però il tema di raccontare alle persone il mondo delle aziende in termini di storia, di heritage, in alcuni casi questo ha un valore estremamente importante, perché in un senso è un'adesione anche al fatto di quando facciamo parte di un gruppo, usare anche l'appartenenza a un gruppo come un qualcosa che ci dà una dimensione, il fatto che lavoriamo in un frame più grande di quella che è la nostra quotidianità. Questo a volte apre anche la possibilità di muoversi in gruppo. Le occasioni ci si è trovati a confrontarsi, fanno dire che l'uscita da un'azienda può essere un'uscita verso il gruppo. Tanti gruppi stanno incentivando fortemente la creazione di opportunità trasversali. Qual è lo stile della nostra azienda? Qual è il contesto in cui lavoriamo? La nostra cultura? Come ci rapportiamo con l'azienda? Quindi tutto il racconto che le aziende sono in grado di fare, che spesso è trascurato, spesso capita, stiamo lavorando con Cristina in un'azienda in questa fase, dove
sicuramente c'è molto più da raccontare con continuità rispetto a quello che effettivamente poi arriva alle persone, anche perché a volte certi temi rimangono in certe stanze. Se rimangono in quelle stanze e non vengono raccontati, ripeto, con continuità, è molto difficile trasferire anche quelli che sono gli aspetti, forti ispirazioni che si possono. Un altro tema è quello dell'informare, quindi tenere aggiornate le persone sull'andamento delle grandi sfide che si stanno facendo. È vero che ci sono alcuni dati, alcune informazioni che nelle aziende spesso si pensa che non siano necessarie per le persone. Non sono necessarie in termini operativi, probabilmente, ma possono essere estremamente importanti dal punto di vista dell'ingaggio delle persone, quindi quali sono i piani sviluppo dell'azienda, quali sono i risultati. Poi è chiaro che non abbiamo bisogno di comunicare il dato, l'ultima riga del bilancio, piuttosto che, ma fare in modo che le persone sappiano come si sta andando, anche perché questo gli dà una prospettiva in cui si muove. Quelli che sono i cambiamenti, quelli che sono i clienti. Molto spesso le persone lavorano all'interno delle aziende per realizzare, tanto più nelle aziende manifatturiere, un prodotto, ma non hanno minimamente la percezione di quali sono i clienti e come quei prodotti cambiano la vita dei clienti. Questa è una forte leva che aiuta le persone a capire e a dare un senso a quello che fanno. Non è solo tanto semplicemente un prodotto, ma è se capisco cosa succede in casa dei nostri clienti grazie al nostro prodotto, assumo un significato diverso anche la mia politica. Quali sono i progetti? Cosa dicono di noi? Portare il fuori dentro l'azienda. Sempre per fare in modo che le persone riescano a dare un senso anche a una quotidianità operativa, capendo cosa succede grazie a quello che stanno facendo. Sicuramente un altro tema è anche quello di riuscire a orientare quel tema dei valori e dei comportamenti, un tema estremamente sfidante. Non stiamo dicendo che lo risolviamo in tema di comunicazione. Se non stiamo riuscendo a garantire coerenti rispetto ai valori abbiamo. Ciò nonostante, che va gestito con altri canali, con altre modalità, questo non toglie il fatto che il raccontare quelli che sono i valori, anche declinandoli in comportamenti che ci aspettiamo dalle persone o che le persone stanno agendo, dandoli anche come racconti fatti da persone di come hanno interpretato e messo a terra il sistema valoriale, portandoli, raccontando quelli che sono dei casi concreti in cui noi abbiamo visto persone della nostra organizzazione che effettivamente si sono mosse in un modo che viene apprezzato. Portandoli anche da esempi presi dal mondo esterno, perché diventano un'ispirazione, un orientamento su come ci aspettiamo che le persone vivano e convivano all'interno del loro. Il tema dell'ingaggio lo lego anche al ragionamento che facevo prima del H2H, quindi da persona a persona. Molto spesso, dicevo prima, la comunicazione è vista come un atto dall'istituzione alle persone. Allora, noi dobbiamo rendere protagoniste le persone della comunicazione all'interno dell'ecosistema di comunicazione interna. Cosa vuol dire questo? Vuol dire raccontare, fare raccontare le storie delle persone. Entra. Quante volte all'interno di un'azienda capita di sentire che le persone si trovano un collega e non sanno esattamente chi è? Tanto più l'organizzazione diventa grande, tanto più è un nuovo viso che comincia a trovare immensa o in ritardo. Ma facciamole raccontare loro, facciamo in modo che siano le persone a raccontarsi per creare un legame tra persone che è quello che aiuta a ingaggio competente. Creiamo contesti interni per spingerle a condividere contenuti. Aiutiamo anche i responsabili a supplire magari a un talento o un'abitudine che non hanno, che è quello di raccontare le cose che fanno, anche supportandole operativamente. Quindi, sono esempi chiaramente, però a noi capita di fare in modo di supportare i responsabili nel raccontare le progettualità che stanno portando avanti, che stanno tenendo nell'area e quant'altro, aiutandoli anche banalmente a scrivere. Non sono abituati a farli, non è nella loro attitudine, non è nei loro talenti. Bene, aiutiamoli a fare, facciamo crescere anche i responsabili come persone capaci di muoversi sull'ingaggio anche con leve di narrazione, di racconto, di condivisione di informazioni, fino ad arrivare a coinvolgere le persone nel coordinamento
ideare azioni e iniziative che diano sostanza al valore aziendale. Il tema del purpose, il tema dei valori, è un tema che è molto portato avanti all'interno dell'azienda, però non può essere ancora una volta qualcosa che viene calato all'alto, se no diventa dei manifesti, corridoi che non vanno. Il tema della formazione diventa un'altra delle leve importanti, mentre è un'altra delle leve importanti perché essere in un ambiente in cui le persone riescono a crescere dal punto di vista professionale è sicuramente una delle leve motivanti e ingaggianti. Ancora una volta è un qualcosa che ha un fine. Quindi quello di oggi si parla tanto di accademy, che siano digitali o non digitali, diventa uno dei mezzi in qualche modo per ottenere un risultato. Quindi mettiamo a disposizione i contenuti. Supportiamo, ma ancora una volta il tema è quello di lavorare con continuità, cioè fare in modo che la knowledge base aziendale diventi qualcosa di disponibile a tutti, in modo che diventi uno dei motivi per cui le aziende si sentono, trovano un senso nello stare in.